Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: Pamela Prati si trova con le spalle al muro al Grande Fratello VIP. Questa volta l'ex stella del bagaglino non la passerà liscia. Pamela Prati, dopo lo scandalo legato al mondo di Marc Caltagirone, è sparita dal piccolo schermo degli italiani per diversi anni, ma ora ha fatto il suo ritorno in grande stile prendendo parte, per la seconda volta, al Grande Fratello VIP. L'ex stella del bagaglino, rispetto alla sua prima partecipazione, ha mostrato una versione completamente diversa di se stessa e della sua personalità, riscontrando un certo successo da parte del pubblico del piccolo schermo degli italiani. Nelle scorse puntate però sono tornate vecchie ombre, e nello specifico legate proprio al caso Caltagirone, in quanto la Prati ha dichiarato di essere vittima di una truffa amorosa e di non aver guadagnato un solo euro dalle numerose ospitate in TV risalenti a quel periodo. Ora però le cose non sembrano filare nel vero giusto per lei, in quanto in TV sta per tornare una sua acerrima nemica per poi sferrare l'ennesimo colpo di scena sul caso che ha stregato gli italiani. Ora Pamela Prati è di nuovo con le spalle al muro al Grande Fratello VIP. GF VIP, brutta batosta per Pamela Prati, in TV ritorna proprio lei. Pamela Prati, che nelle scorse ore ha avuto un crollo in diretta, dovrà fare i conti con un ritorno in TV tutt'altro che inaspettato, ma che senza alcun dubbio non le farà piacere. A fare il grande annuncio ci ha pensato come al solito il portale Dagospia, che è stato uno dei grandi protagonisti della vicenda di Marc Caltagirone. Candela Flash. Prati fu l'atto secondo, esordisce il comunicato che ha spiazzato gli utenti della rete, che non vedono l'ora di saperne di più su questa vicenda. Dopo la sceneggiata di Pamela Prati al Grande Fratello VIP, avvistata a Cologno Monzese, Eliana Michelazzo ha proseguito sganciando la bomba sul ritorno in TV dell'ex manager della concorrente di Alfonso Signorini. L'ex manager sarà ospite domenica Verissimo di Silvia Toffanin. L'ultimo incontro si trasformò in uno show, conclude, ricordando l'ultima ospitata insieme di Eliana e Pamela negli studi del salotto televisivo di Canale 5. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.